Galleria Voci, i sogni diventano realtà. La Galleria Voci la trovi su Corso Progresso 41, Catanzaro Lido. Ti aspettiamo! Buongiorno a tutti e un ben ritrovati su 8800tv.it. Anche per oggi diamo inizio alla rassegna stampa, martedì 12 marzo 2013. Iniziamo subito la lettura di alcuni titoli contenuti nei nostri quotidiani questa mattina. Vediamo la Gazzetta del Sud. Zambetti verso il processo. Avrebbe stretto un patto elettorale con i clan per ottenere 4.000 voti. Il PM milanese ha chiesto il giudizio immediato per l'ex assessore lombardo e altri 17. Oggi comincia il conclave, forse stasera alle 20, la prima fumata. Non sembra esserci un candidato forte. Rizziconi, bracciante ucciso a colpi di pistola, vittima il 55enne Francesco Raso. Alta tensione a Milano, Alfano dice il cavaliere è perseguitato. Udienza Rubi, sì al legittimo impedimento. Il blitz del PDL in tribunale, intervenga presto Napolitano. E ora guardiamo la pagina di Catanzaro, vediamo un fatto di cronaca, 48 condanne in secondo grado, operazione rinascita, sentenza della Corte d'Appello nei confronti di 53 imputati di detenzione e spaccio di stupefacenti. I giudici riducono la pena a 16 persone, una sola soluzione oltre alle 4 già stabilite in precedenza. Ancora Gazzetta del Sud. Politica, il gruppo potrebbe ritirare l'assessore. La lista Scopelliti, irritata dagli attacchi di Costanzo, reclama chiarezza e qualcuno ipotizza di dare ad Abramo solo l'appoggio esterno. Vandaferro, media. Corsi rivendica il ruolo del consiglio e Guerriero gli dà manforte. Una notizia che riguarda l'università, rapporto ottimale tra Corsi e il numero dei docenti. L'Università Magna Grecia avrà difficoltà a ottenere l'accreditamento delle facoltà attivate. Domani un gran galà della ricerca, i nomi dei laureati che saranno premiati. Dalla Gazzetta del Sud passiamo ora al quotidiano. Diamo sempre una lettura veloce dei titoli contenuti nella prima pagina. Rifiuti, ancora caos e rabbia. Decine di sindaci del Catanzarese protestano contro il commissario Speranza. In alcuni centri della Locride i cumuli di spazzatura non risparmiano scuole e chiese. Venturino voleva uccidere ancora, e qui si parla del caso Lea Garofalo, ancora spaccio di droga. Confermate 32 condanne a Catanzaro. Regge in appello l'impianto di accusa dell'operazione Rinascita. Il traffico tra Via Teano e Aranceto. Per la pagina di Catanzaro, lo schiaffo di Costanzo, il consigliere all'assessore Caligiuri, dice quanti soldi sono stati stanziati riguardante il premio Merini. Infatti si innesca un'altra polemica con gli esponenti della lista Scopelliti. Voltando ancora pagina, sempre Catanzaro. Catanzaro 2000 chiama in causa il comune. Il consorzio messo in liquidazione chiede al Palazzo dei Nobili 428.000 euro. L'amministrazione verificherà se esistono responsabilità di impegni presi a danno dell'ente. E ora volgiamo lo sguardo al Calabria Ora. Sempre la pagina principale dice rabbia di periferia, le città calabresi nella morsa della povertà e la violenza aumenta. Poi parte dal PM De Rao il missile che affonda Silvio e poi ancora la marcia dei calabresi sul Tribunale di Milano riguardante il sit-in del PDL. Pagina di Catanzaro, leggiamo ancora qualche notizia. Parco Romani, nuova denuncia dell'ingegnere. Ora negli atti si parla di diffamazione, ma anche di quote pagate in nero tra le persone individuate da Gaetano Romani davanti alla polizia. Dopo l'ordinanza scoppia la questione del randagismo. Anima Randagia chiede risposte incisive e Antonio Giglio punta alle aree di passeggio. New look per il nuovo centro di aggregazione, tutti gli obiettivi della Giunta per riqualificare lo stabile di Via Fontana Vecchia. E ancora una notizia che riguarda l'ex stabilimento Pineta. Avviate le procedure comunali per la demolizione della struttura. Il consigliere delegato ai problemi del quartiere Marinaro, Eugenio Ricci, ha promosso su sollecitazione del sindaco Bramo una conferenza di servizi che è servita a tracciare un percorso preciso che dovrà portare in breve tempo allo smantellamento delle strutture in ferro dell'ex Lido Pineta, un'incompiuta che deturpa da diversi anni il lungomare del
nel tratto di Casciolino. Questa era l'ultima notizia di oggi per quanto riguarda la rassegna stampa. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata. Grazie per averci seguito. A domani.